questa emergenza è quella che a me personalmente fa più paura, perché mi fa immaginare un futuro tutto emergente, sempre emergenza, inseguire l'emergenza. E invece secondo me si potrebbero fare tante cose anche durante il periodo dell'emergenza. Non vorrei dire in maniera così un po' sbrigativa di cogliere, diciamo, il momento, ma certo, le opportunità, ma è certo che ci sono molte cose che bisogna fare, che si possono fare senza dover spendere tanti soldi, senza dover spendere spesso neanche un soldo. Allora però a questo punto bisogna che la cultura si chieda quali sono i problemi e si chieda da dove vengono e perché, ad esempio, gli italiani si comportano in un certo modo rispetto magari ad altri popoli europei. Vi faccio una domanda anche banale: perché per esempio un numero spropositato di maschi italiani vanno con le prostitute? Sono 9 milioni l'anno. Adesso io ho fatto i calcoli che non sarà uno che ce l'ha una volta solo, ci andranno 5-6 volte, quindi comunque fatto sta che volta. Perché questa? E la risposta non c'è. Perché? Se abbiamo il primato del consumismo turistico, del turismo, voglio dire, sessuale, erotico. Perché in Italia? Non certo per la Chiesa, non certo per quelle banalità, ma perché ci sono queste priorità negative? Perché siamo in testa alle peggiori classifiche, anche per quanto riguarda la legalità, per quanto riguarda la scuola? Per esempio nella scuola sappiamo che rifare, lavorare, ricominciare da capo, rifondarla. Però attenzione, perché la scuola la si può studiare, migliorare, solo se noi ci mettiamo quell'entusiasmo per capire come è fatta e che cosa va fatto. Quindi chiedersi il modello di scuola, per quale ragione per esempio c'è una tendenza in Italia a far sì che i bambini scolari hanno come obiettivo quello di diventare tutti uguali, no? La tendenza è sulla base dei programmi, cioè come uno standard italiano, ecco, c'è cioè come un fantasma nella scuola che prevede come deve essere fatto un italiano. E noi sappiamo che una società come la nostra, ormai società di massa, niente è più conformista della società di massa. In questo momento la scuola deve fare esattamente l'opposto, deve fare i bambini tutti diversi, uno diverso dall'altro, perché siamo tutti diversi e dobbiamo esaltare questa diversità, perché la diversità è quella che ci lega alla cultura, la diversità è quella che ci fa identità, è quella che ci dà un punto di vista, un punto di vista autonomo, che ci dà la libertà di scegliere. Quante volte noi compiamo un gesto pensando di compierlo con libertà e con spontaneità, e invece quante volte, più spesso gli scrittori vanno a vedere proprio queste cose qui, si scopre che quelle azioni sono coatte, che quelle scelte non sono affatto libere, che sono determinate da un modello di sviluppo, da una società, da una cultura. Allora io dico, tutte le aggressività sulle donne, la violenza sulle donne, perché questi primati? Perché? E poi per dare delle risposte che sono al margine tra politica e cultura, ma non è più la cultura una sovrastruttura sociale, la cultura è diventata struttura sociale. Una volta veniva concepita come una parte rispetto alla politica, rispetto alla società, cioè la politica fa le sue leggi e poi, diciamo, la cultura fa le sue, ecco, in qualche modo si misura con quelle leggi. E questo rapporto è completamente capovolto, non si può fare a meno della cultura per poter capire il presente e per poter agire sul presente.